per favore non fare una foto, cantavano i REM, perché quando la giornata è così brutta l'unica cosa che vorresti è dimenticarla subito, lasciarla andare, non starci troppo a pensare sopra. Questo non può però essere un discorso valido per il calcio, dove gli schiaffi più forti sono quelli che, se il gruppo si dimostra preparato e intelligente, ti fanno crescere di più. Però, e questo è un dato inconfutabile, fatta forse eccezione nella gita al Castellani di Empoli, ci si era abituati con la gestione del Neri a non vedere più prestazioni così vuote e sbagliate sotto tutti i punti di vista. Maglie larghe in difesa, mancanza di comunicazione, sterilità offensiva e dialoghi mediana quantomeno rivedibili. Le frasi per riassumere l'Udinese di Bologna possono essere tante, ma gira che ti rigira, quella più adatta è troppo brutti per essere veri. Sì, perché i favori del pronostico erano per l'Udinese, perché era la squadra con il miglior momento di forma tra le due contendenti. E invece è stata grande festa per il Bologna, che non si è dannato l'anima poi per vincere 4-0. È stato un Bologna ordinato e leggermente propositivo e sono fioccati i gol, non eliminando il rammarico che nasceva ogni qualvolta l'Udinese tentava di attaccare e metteva a nudo gli evidenti limiti difensivi degli avversari, mai sfruttati. Ne nasce un secco 4-0 e con amaro sarcasmo proprio del Neri sintetizza la partita nell'immagine di un Udinese che a Bologna probabilmente non ci è mai arrivata, al contrario dei tanti tifosi, oltre 600, arrivati per sostenere Danilo e compagni e bruciati da una prestazione insufficiente. Le scuse pronte della società, a nome anche della squadra, nelle parole del direttore generale Collavino sono state sentite e doverose, ma ora la voglia di ripagare i tifosi passa dai fatti, passa da una partita difficile ma molto stimolante contro l'Atalanta di Gasperini, che viaggia a vele spiegate verso l'Europa. Sembra il mondo duplex rispetto a qualche anno fa, quando un doppio di Natale rispose a De Luca. Ora i ruoli sono invertiti, ma la voglia di vincere ancora, di centrare la quarta vittoria di fila e contestualmente rialzarsi, è troppa. L'Udinese è troppo brutta per essere vera, vuole svegliarsi dall'incubo e tornare a fare bene contro un avversario che avrà anche una leggera sete di vendetta in un lunch match in cui dovrà però essere più forte la fame di riscatto della truppa di Del Neri per evitare un altro. Buonasera, ben ritrovati al Tonight. Di tutto questo io salvo i REM. Partita di ieri, un blackout, così ci risvegliamo dopo Bologna. Succede, avete sentito una voce, era quella di Franco Causio, non era un fantasma, è stato blackout totale. Succede, Franco Causio adesso lo spiega. Giovan Pietro, sei pronto con quella cravatta celestina? Sì, ovviamente sì. Sei un po' nerazzurro. No, è intonata con le scarpe. Nagatomo? Nagatomo? Mamma mia, Nagatomo. Vabbè. Poverino. Allora, Franco Causio abbiamo salutato, perché adesso buonasera mi spiega a tutti. Perché ciao Marina. Succede. Max Moras, buonasera, non ho visto se hai la pochettina. Sì, bravo. Perfetto. Buonasera a tutti. Guido Gomirato. Buonasera. Tutta la mia comprensione. Per Nagatomo. Per Nagatomo. Nel Nagatomo. Dai che scherziamo. Sono altre le comprensioni, devono essere per altri motivi. E questo signore è Davide Michele. Ci sei vicino a me, Davidino. Bello, Maria, sei, di solito sei di là, però. Sì, ma guarda. L'hanno fatto apposta. Sì, ben diviso da Giovanni Pietro. Io sono Pietro Leotto. Super giù. Ciao, Pietro. Super giù, beh, come appassionati di basket. Vabbè, quello sì. Ma anche di balone. Di tutto. Balone. Complimenti ancora. Grazie, cara. Alla tua squadra. Abbiamo preso un giocatore ieri. Leggermente una notizia carina, poi bellina. Abbiamo delle domande, abbiamo anche delle domande. Devo dire la sincera verità, io a quell'arrivederci ci avevo creduto poco, Te lo dico con il cuore in mano, no, il classico sembrava, no? Arrivederci. Sembrava così, no? E invece lo rivedrei, che bello. Rein Wiedemann, perché non lo sapevo. Infatti, mica l'ultimo. Bravo, siamo contenti. Dunque, tra un po' avremo anche l'amico della RAI, Francesco Repici è collegato con noi per parlare un po' della stagione in generale. Passo falso di ieri, ma proprio falso, proprio un tombolotto. Abbiamo la grafica se vuoi. Del tombolotto? Del blackout totale? Pensavo del tombolotto. No, però Franco ha detto, succede. Succede sì, è stato un blackout generale, quindi durante la settimana si è parlato di andare a Bologna, vincere la partita. Sai, le partite non si vincono parlando, non si vincono sui giornali, ma si vincono in campo. Atteggiamento sbagliato, la squadra purtroppo non ha risposto come probabilmente l'aveva preparata il suo allenatore, ha sbagliato anche il suo allenatore, secondo il mio punto di vista, anche nelle sostituzioni, e quindi io ieri qui ero insieme a altri ragazzi che abbiamo visto la partita, insieme a Campazzo che portava avanti la nostra trasmissione, e quindi già ieri abbiamo parlato di
Potevano, no, potevano cambiarli anche tutti e 11, non cambiava niente. Esatto, sono quelle partite. Assolutamente, sono quelle partite che non puoi dire che è stato Tizio, Caio che ha giocato male. È stata una cosa completa. Allora analizzare bene cosa è successo e pensare all'Atalanta, che è perché è una partita. Perché Bologna, tutti quanti dicono arriveremo a 50 punti. 50 punti si devono fare in campo, non con le parole. Però se tu vai in campo come sei andato ieri, sia con l'Atalanta, sia con la Sampdoria, col Crotone, con l'Inter, sono le quattro partite che sono rimaste, fai pochi punti. C'è il lunch match, la prossima domenica. Torino-Sampdoria era finito nel pareggio, era importantissimo fare punti per arrivare a questo decimo posto che si sogna tutti, sia società, allenatore, e deve essere anche l'obiettivo dei giocatori, ma io credo che più di qualcuno forse è già in vacanza. Dici? Spero di no, qui è l'allenatore che in questo momento deve intervenire, ieri ha parlato, anche l'ho sentito in conferenza stampa quando parlava con Stefano, ha detto che qualcosa sicuramente... contro l'Atalanta, eccolo qua, del Neri che incombe, valuterà dei cambi. Ieri poi sono e finiti, se si arrabbia sono guai, sono finiti sul taccuino dei cattivi di Del Neri, almeno a giudicare dai cambi De Polegliano. E io non sono d'accordo, vedi Stefano, no, questa è una perché, finta, scusa, una finta dell'allenatore, non è così, scusa Guido, non è così, se l'è presa con i due giovani, scusa, se l'è presa con sono il capro, sono il capro espiatorio i due giovani. Il problema è Terò, non lo ha tolto subito, perché se lo toglie al minuto 45, sa, Del Neri, sa che contro Terò viene giù il mondo, polemica non finire, quindi l'ha tolto al 15° del secondo tempo e anche lì non ha senso, perché inizia il secondo tempo con due attaccanti in più, 4-2. L'Udinese è sotto di due gol, due attaccanti in più, quindi quattro attaccanti, becca il terzo gol, toglie un attaccante, io non ho capito niente. Perché all'inizio del secondo tempo io che sono l'ultimo, io all'inizio del secondo tempo avrei tolto Badu e messo Kums e avrei tolto Terò e messo Perica e la squadra sarebbe stata invariata ma con due pedine fresche, nuove. Ha voluto insistere con Terò, gli ha evitato che finisse nell'occhio del ciclone, togliendo forse, senza il forse, chi ha giocato meno peggio del francese. Momento, io non è che ce l'abbia col francese, perché ho spiegato la scorsa settimana che per lui, per Cyril, è una stagione travagliatissima, iniziata male fisico. Il 2 agosto, poi costellata da infortuni, e il povero, povero Terò, l'allenatore dice, ma questo ogni tanto può risolvermi la partita. Benissimo. È successo sinora nel girone di ritorno, quando i nodi vengono al pettine, quando la condizione non è ne risente di tutti gli infortuni avuti, è successo una volta ogni cinque partite. Pescara, Palermo, Milan. Una volta ogni cinque partite. Allora, con l'Atalanta può darsi che Terò faccia bene e dopo te ne dirà, avete visto? Non mi sta bene. Perché se un giocatore non è in buone condizioni perché bersagliato dalla sfortuna, e ripeto, io non ce l'ho con Terò, guardo i fatti, non deve giocare per rispetto anche degli altri giocatori, perché sembra che nell'Udinese non ci siano altri giocatori, il che non è vero. C'è per esempio, non dico che deve mandare allo sbaraglio i giovani, però uno come Vandro ha qualità e personalità che nel mondo del calcio è importante. Non ha fisicità, finiamola con queste barzellette che uccidono il calcio, perché io ricordo, d'accordo, una volta queste cose, la fisicità c'entrava poco, ma io ricordo che nella Juventus, prima di un certo Causio, giocava dal 46 al 55, mi sembra, Hermes Mucinelli. Hermes Mucinelli faceva parte di una grandissima Juventus, inutile adesso parlare dei nomi. Era alto 1,63 e pesava 59 kg. Ha fatto due mondiali. Allora, la Juventus ha privilegiato la tecnica. Il Milan, quando ha preso Rivera e gli ha dato fiducia a 16 anni, ha privilegiato la tecnica. È ora di finirla, di dire questo non è fisico, io voglio fisicità. Perché con questo metro Zico non avrebbe mai giocato. Beh, però insomma, già che ci sia Evandro, che sia una...
pedina però del Neri è importante. L'allenatore che abbiamo qua, Moras, tu avresti fatto adesso senza essere al posto del Neri, senza gettare le croci, che sono qua assolutamente. Concludo il discorso su, io credo che, non voglio andare contro Guido, però ieri non è né colpa di Terron, né colpa di De Paul, né di Janko, io credo che sia tutta la squadra, non si dà la colpa a uno, secondo me sì, mentale. Perché visto, analizzato bene la gara, ieri poteva cambiarli anche tutte 11, poteva cambiare anche tutta la panchina, poteva cambiare anche lui stesso, perché anche lui stesso ha sbagliato, l'ha ammesso. Sono quelle giornate. Ma io non ho dato, per ieri non ho dato la colpa a Terron, Io sono intervenuto. Hai parlato prima, non interrotto. Tu non puoi dirmi che io ho dato la colpa a Terron. Io ho soltanto detto. Sto dicendo che non cambiava niente. Ma sappiamo tutti questo. E allora? Che però lui non stia tanto bene, che a mano si allena. Però dico. Ci sono partite in cui non riesce a trovare il non riesce a trovare soluzioni particolarmente bene. Non si deve dare la colpa a uno o all'altro. Ma tu lo faresti giocare? Lo faresti giocare? Se non sta bene, no. Ma allora, questo sto dicendo io. Moras, allenatore. Intervieni. Io sto dicendo questo, se uno non sta bene, anche per una questione di rispetto verso gli altri, non deve giocare in attesa che ritrovi una condizione. Ma si vede non... che sta bene e lo fa giocare. Non è vero, non è vero, perché a domanda risposta sabato al signor Del Neri ho fatto presente i problemi che ha avuto Del Neri Terron da agosto a domani e lui mi ha detto è vero. Quindi lui sa che non è in buone condizioni, oltretutto non è miope perché vede il comportamento di Terron in campo, eppure lo fa giocare. Allora, i suoi buoni motivi. Spero il suo talento, Guido, che si inventa. Però Guido. Una ogni su cinque. Il numero di telefono l'abbiamo dato, Guido. Prima che mi dimentico, saluto il signor Enzo Cuttini che ci guarda sempre, non l'ho mai salutato, è colpa mia. Enzo, ti saluto, so che sei affezionatissimo. Numero... 349-308-1741, però siamo pronti a smistare i messaggi anche se bisogna risolvere un incontro. Ce la puoi fare. Adesso la fa, adesso lo marco. Taglia fuori. No, sul discorso della squadra sei messa in campo, magari tutti quanti si aspettavano la riconferma della squadra che aveva finito con il Cagliari per l'equilibrio che aveva dato la squadra e per il risultato finale, perché è una squadra che è piaciuta questa coppietta con... Perizza sì, ecco, un Perizza Zapata buono, un Terron che adesso anche lui stesso non riesce ad ottenere quello che magari vorrebbe dimostrare, perché non è in condizione, perché arriva, come ha detto Guido, come ha detto anche Franco, da un problema, ecco, però dovrebbe essere anche lui stesso a dire un attimino, mister, io non riesco a dare, perché poi non ci sono neanche partite talmente importanti a livello di punteggio dove tu dici aspetta che metto questo giocatore qui che può inventarmi qualcosa. Secondo me l'Udinese adesso potrebbe tranquillamente iniziare a lavorare sul futuro, perché giocando così anche la squadra di ieri, parlando di futuro, cioè cominci a farti veramente dei punti di domanda, cioè questi qui veramente ritorniamo a fare le stesse annate dell'altro anno, anche se adesso tu hai punti salvezza, però rifai le stesse annate, perché l'altro anno col Torino tu hai fatto una stessa figura, una squadra va in campo senza concentrazione. Anche lo stesso giorno. No? 30 aprile. Allora lì la causa a un mister che doveva, sai, continuare l'anno dopo, si era bruciato via tutto quanto. Il mister questo, secondo me, sono le basi da tracciare con lui. Il punto di domanda è da capire veramente l'Udinese cosa serve, però se non vediamo dietro che cosa c'è, secondo me Evandro di adesso, fisico o non fisico, vale altrettanto un Terron a mezzo o a un quarto servizio, di servizio, certo. Perché Terron messo a posto, fatto bene, che riparte il prossimo anno come di nuovo un giocatore importante, sicuramente ne trae beneficio la squadra e tutta l'Udinese. È un giocatore di qualità, sì, ma però deve stare bene. Daviduzzi, qua, no, guarda, anche ti stacco allora, una spalla. Voglio solo dire una cosa, io sono sostanzialmente d'accordo sul giudizio che hai fatto sulla squadra, sulla prestazione negativa di tutti, sono d'accordo con te. Non sono d'accordo quando dici succede, e no, succede la sconfitta, succede questo, ma queste sono macchie alla bandiera.
4-0. Non sei d'accordo perché non ho mai giocato a calcio, ma no. Io che ho giocato a calcio, ci sono delle amnesie totali, sì. Delle volte. C'è l'Atalanta sì. Con l'Inter. Allora scusa, Inter-Atalanta che è finita 7, ha preso 7 gol Atalanta dall'Inter, che poi ha ripreso a camminare. Ma secondo te era una cosa normale o anormale? Non era una cosa normale. Succede, ma è sì. Un'amnesia generale della squadra e ha preso 7 gol. Ma succedono, ragazzi, ma chi è andato in campo, ha messo i pantaloncini? Ma stiamo parlando di un'Atalanta che è inciampata. Non le può capire. Ma a un'Atalanta puoi perdonare una sconfitta simile per quello che sta facendo? All'Udinese non puoi perdonare una sconfitta di Bologna? Si fa il paio quella del Torino. È la prima volta che succede nella gestione del Neri. Esatto, il Pescara ha un trend di questo tipo e prende tanti gol. Ma io posso dire, io vi dico la mia. Per me, chiaramente rispettando le opinioni super competenti di questi compagni prestigiosi di tavolo, per me è il campionato che fa schifo. Cioè, il problema è il campionato. Allora, probabilmente se giochiamo Udinese-Bologna a Udine, con 20.000 persone entrate prendete gratis, come hanno fatto ieri, questi erano disperati, non vincevano una partita in casa da un sacco di tempo, la città mugugnava, dovevano salvarsi matematicamente. Io non dico che era scritto che finiva così, ma quasi. Le motivazioni, dispiace per i tifosi che si sono sciroppati la trasferta, che meritano di più, erano in tanti se non sbaglio Guido. No? Dispiace per la società, che dal massimo, io parlo anche da uomo societario, la società non merita mai di fare queste figure, ma purtroppo può capitare. Può capitare questo campionato, che è un campionato che non ha una logica, perché è il campionato più brutto degli ultimi, dicevi Guido, tu 30 anni. È un campionato in cui si sa già chi vince, si sa già chi retrocede, e l'unica cosa che ha un po' un senso è però, che arriva quinto o sesto fra Milan e Inter. Chi retrocede? Forse, ecco, forse l'abbiamo un po' rivitalizzato lì, ma ti rendi conto che quest'anno. Il Genoa è in caduta libera. Marina, con 30, con quest'anno con 32 punti sei saldo, forse. Sì, lo so. Il Crotone è vivo. No, con, 30, no. Con 32 punti, secondo me, sei salvo? Situazione. Sì. Ora bisogna che magari chi comanda decida cosa fare di questo campionato. Almeno in Spagna ce ne sono due che giocano, almeno. In Inghilterra ce ne sono due. Tre. Atletico Madrid in Spagna. Sì, però, però almeno se la giocano. Sì, no? Sì. Qui in Italia è un campionato che non ha senso. Quindi capita che l'Udinese, che sono 3 mesi che si inventa motivazioni, come il Bologna, vada a giocare una partita senza senso dove trova una che ha un pochino più senso. Becca un gol subito e la partita va. Beh. Che non vuole essere una giustificazione, Guido. Però io credo sia una cosa che per l'Udinese, questa gara e le prossime non è vero che non hanno senso. Perché l'Udinese deve farsi, tra virgolette, perdonare 2 stagioni balorde, quelle passate. Okay. Deve farsi perdonare. Ma no, la società, i giocatori, cosa vuoi che ne freghi questa cosa qua? Cioè, sto parlando io di Udinese. Quindi sì, come non è che la società, la proprietà, i dirigenti accettino così di buon grado. Infatti fanno bene. Neanche i giocatori non vogliono. E allora queste cose vanno... Non possono essere tollerate. È vero, hai perfettamente ragione. Ecco, perché questo 4-0 qua è veramente una brutta pagina della storia recente dell'Udinese, una brutta pagina, perché oltre a perderci si può perdere, ho detto, ma non si è giocato, non si è visto un cuore, non si è visto un'anima, non si sono viste idee. E questo è il grave, questo è il grave, da una settimana all'altra. Ma non voglio giustificarli, dico solo che bisogna trovare delle motivazioni in questo campionato, se non capitano partite come queste. Però adesso non può essere il decimo posto. Però Davide, adesso vengono le partite per l'Udinese dove affronterà 4 squadre, solo una ha le stesse motivazioni dell'Udinese perché non arriva da nessuna parte, ma le altre si giocano sempre qualcosa di prestigioso, l'Atalanta, la zona UEFA, il Crotone deve salvarsi, l'Inter se ce la fa a migliorare in queste 3 partite si gioca la zona UEFA, quindi deve stare attenta anche l'Udinese che magari questo traguardo minimo che si sono prefissati e adesso comincia a diventare difficile. Mettiamo i playoff nel calcio e cambia il mondo. Non è una brutta idea. Tu però pensavo a un quarto di finale per lo spettacolo, per gli incassi, per diritti televisivi. Ti do ragione. Pensa che roba, cambia il mondo. Tra l'altro un derby del ma un momento, stai parlando, adesso vuoi modificare la Serie A. La Serie A è sempre stato un campionato affascinante, sempre stato. Quest'anno è un'eccezione alla regola, ma è sempre stato un campionato affascinante. Purtroppo questo campionato è rovinato, tra virgolette, dalla superpotenza che è la Juventus. Sì. Allora già lì una brutta botta che dà alle altre. Ma se facciamo i playoff può succedere per assurdo che la Juventus sbaglia una partita dove era dominata e non vince uno scudetto. E allora non sarebbe giusto. Ma non è vero. Allora in America cosa fa? Il campionato della Serie A, se non sbaglio, dà la possibilità fino alla settima, perché dopo c'è la Coppa Italia, altri intrighi, di poter accedere in Europa,
più scali posizione, più hai soldi a livello di introiti della Lega, eccetera, eccetera, della televisione, eccetera. Vanno giù tre in Serie B. Quindi ci sono motivi per lottare sino in fondo. Semmai erano negli anni 60, quando andava in Europa soltanto la prima, perché non c'era ancora la Coppa UEFA, anzi si chiamava Coppa delle Fiere, ma era una coppetta. Quella volta chi era quarta, quinta, se ne fregava. Dopo è stato motivato il campionato ulteriormente con la Coppa UEFA, con la Coppa delle Coppe, eccetera, eccetera, non c'è più la Coppa delle Coppe. Fino al settimo posto ci sono motivazioni, almeno in Italia. Vanno giù tre squadre, ma quest'anno che il campionato è anomalo, perché ci sono tre squadre troppo deboli, questo è vero, ma io non credo che sarà sempre così. Chissà il prossimo anno con la SPAL, vedremo che cosa succede. A proposito dei playoff, sta vincendo il Frosinone di Marino, quindi sono 8 punti di distacco dal Perugia. Marino, ultima distanza disponibile. Delle tre di Cagliari si è salvato la grande, delle tre neopromosse. Sì. Ma ogni anno però 2 su 3 sono già segnate, dai. Vedremo, la SPAL farà questo doppio salto, che comunque è qualcosa di bello e incredibile, poi vedremo chi salirà, credo Verona e Frosinone. Sono a rischio anche i playoff. Oggi ha fatto una vittoria clamorosa, Verona. Sì, al 95esimo, un gol di Romulo che ha ucciso. Una vittoria clamorosa, era sotto. Vigorito e compagni. Tra l'altro, se fosse un vicentino non sarei felice. No, ma anche perché il Vicenza, vedendo la classifica, rischia di brutto la retrocessione in Lega Pro. Invece al momento sarebbe playoff con il Trapani di Calori. Col Trapani di Calori, quindi col Trapani in questo momento, che comunque sta non bene di più, rischierebbe molto. Detto questo, Stefano, mi facevi dei cenni che io sono anziana e non capivo cosa. No, per sentire anche quelle che sono state le interviste del post partita di ieri. Ecco, perché mi dicevi giustamente, interviste. Certo, ovviamente era quello, perché il discorso si sviluppava proprio anche per proiettarci più in là. Il discorso di Del Neri credo che sia molto interessante, proprio perché apre degli spiragli ai nuovi volti, magari per l'Atalanta, e poi possiamo discutere di chi saranno. Sentiamo. Sì, troppo brutta per essere vera. Questo non siamo arrivati come concetto, ma in tutti noi, non siamo arrivati. Io, quando si vince in tutti, quando si perde anche si perde in tutti, ed è logico che sia così. Penso che abbia sbagliato proprio l'approccio alla gara. E non abbiamo giocato da squadra, chiaramente, molto singoli. Abbiamo perso le linee di lavoro quasi subito, e se non sono degli agganci la squadra si salta nelle catene, salta il lavoro difensivo e anche quello di attacco, per cui abbiamo giocato una partita brutta, che è bruttissima, ci dispiace, soprattutto perché abbiamo generato un set di risultati utili e importanti adesso per arrivare fino a qua, con prestazioni anche di un certo tipo, in un certo livello, a dimostrazione che non saremo quelli di prima, non siamo neanche quelli di adesso, però così fanno pensare bene a quello che dobbiamo fare in futuro, anche per poter, anche per la domenica prossima, per migliorare, per dare opportunità. Saranno anche una settimana importante, perché domenica queste partite qua ti danno modo anche di poter variare qualcosa, dare le possibilità a delle persone magari che giocano meno, a vedere, cioè, ognuno di noi deve prendersi la propria responsabilità quando si fanno queste prestazioni qua, no? Assolutamente sì, già i primi cambi si sono visti a fine primo tempo, comunque due sacrifici importanti per provare ad andare all'assalto del Bologna con due elementi come Matos e Perez. Sì, ma mancando gli agganci di squadra, sono mancati anche loro, al di là delle difficoltà tecniche singole. È chiaro che la squadra fa rendere, qua dobbiamo capire tutti che non c'è un singolo elemento, ma neanche da parte mia, non c'è un singolo elemento che può determinare il risultato. È la squadra che determina tutto, e se mancano gli agganci qui, è stato quello che ci ha portato qui. Noi siamo stati adesso osannati perché finalmente una squadra gioca al calcio. Noi non abbiamo giocato al calcio oggi da squadra, abbiamo giocato da singoli, volendo ottenere un discorso personale, che a me non piace per niente, non mantenendo le linee di lavoro. E questo ci deve far pensare anche in futuro, no? Ma penso che fa bene anche ai miei ragazzi questo. Devono pensare che si determinano i risultati solamente attraverso un certo tipo di gioco e di caratteristiche di campo. Quindi in settimana si lavorerà sulla testa, sul tornare gruppo, ma come diceva prima anche su qualche possibile cambio. Sì, ma questo vedi, determina anche qualche giocatore da parte nostra di avere più possibilità, perché è giusto anche valutare quello. Puntare tutti sulla corda, andare avanti, ci deve insegnare questa partita qua, si deve dare qualcosa, non si deve togliere le sicurezze, si deve insegnare che per noi, per ottenere i risultati, bisogna giocare così, perché altrimenti noi siamo salvi, meno male, perché se questa mentalità qui la portavi in una zona un attimino più dura,
pagare a caro prezzo questi finali di campionato, ma dobbiamo capire che noi se non giochiamo con la squadra non otteniamo niente, non potremo mai ottenere niente. Ed essere una motivazione in più per loro, per sacrificarsi, per avere aiuto del compagno e per avere quelle qualità che ci hanno permesso di riuscire ad ottenere risultati importanti con squadre, nulla togliendo il Bologna chiaramente, squadre magari più qualitative, magari più intense, magari con più... no? Però è capitato a tutti una giornata storta, non vedi tu il 7-0 della Atalanta con l'Inter, quindi direi che le giornate storte capitano. Importante avere la qualità per migliorarle, per non piangersi addosso, per avere forza, soprattutto per dare stimolo ai giocatori, anche quelli che hanno giocato poco, di essere realisti. È che oggi dovremmo cambiare tutto, no? Ma non puoi mica cambiare 11, no? O 13, o 15, o 20, o 22, quando siamo tutti quanti noi. Perché questo dimostra che è la squadra che ha toppato, non è il singolo giocatore. Dunque, mi sembra fosse in linea con quanto detto, ovvero giornata storta, spazio a qualcuno di nuovo, qualcuno di diverso, già a partire dalla gara contro l'Atalanta, che è importante, visto il valore dell'avversario. Stefano, mentre sistemi i messaggi, butta anche l'occhio che non capisco cosa sta succedendo a Salerno. C'è una sospesa la partita. Esattamente. Una rissa. Credo che sia allora è fine primo tempo, credo che ci sia stata della tensione nell'ingresso nel tunnel degli spogliatoi tra i giocatori in campo. Io ho provato ad andare a Salerno, è un ambiente abbastanza non è un ambiente semplice, caldo. Ovviamente. Credo che le becchi 3, no, la Salernitana in casa in questo momento, forse per quello? Sì. È sotto 0-3, credo. Sì. Non mi fate del male a Vanessa. Già ieri ci sono stati degli episodi. La Vanessa come tra l'altro, intervista a Mazzotta che ha segnato il gol del vantaggio. Poi arrivate deprecabili perché Genoa Chievo, gara interrotta due volte per lancio di fumogeni. È una cosa che non si può. Tra l'altro, dal settore dove erano appena tornati gli ultra, allora, da Spati per il Genoa Siena. Calcola che ci sono stati sei minuti di recupero. È stato ammonito Minala, fallo da rigore, poi espulso, immagino per proteste all'arbitro, ha segnato Ciofani sul rigore il 3-0 e si è scatenato il parapiglia. Quindi Salernitana, 3 gol sotto e un uomo in meno. E poi altro episodio bruttissimo quanto successo a Cagliari con protagonista l'ex Udinese. Sì, l'abbiamo Montari. Ovviamente poi inserito anche nel bello e il brutto, anche se qui è solamente brutto, del campionato. Ci sono state delle cose assolutamente rivedibili ieri. Sì. Però Montari ieri ci ha dato con le lacrime di Juric a fine partita che hanno ci ha dato un grande insegnamento molto. Perché comunque lui è impazzito proprio perché lo faceva un bambino e se non si corregge questo atteggiamento a un bambino di 10 anni dice giustamente poi perché i genitori erano in silenzio e comunque e lui ha regalato la maglia al bambino per dargli Però l'arbitro, senza prendere giudizi affrettati, non ci ha fatto una bellissima figura perché effettivamente, anzi, ha addirittura ammonito Montari per aver dato. Ma si lavano le mani, tanto dicono sono gli 007 lì che sentono, perché sai, interviene l'arbitro, ferma la partita, è sempre un pericolo. Perché può succedere, sai, invece di se tanto sente lo 007, gli arriva 10.000 euro di multa, 20.000 euro di multa, e ma Montari ieri ha detto no, non ci sto, se io, dicevo prima a Franco Causio, lo avevo criticato pesantemente per il fallo fatto su Dybala due turni fa, ieri l'ho difeso, ieri dico bravo, perché ha dimostrato coraggio, ha dimostrato quello, e dopo è andato fuori. Ha lasciato il campo volontariamente. Quindi... Perché è ora di finirla su queste robe qua, perché per colpa di quattro idioti, si va di mezzo un'intera città, ma a questo punto se l'arbitro sente deve intervenire a costo di non finire la partita. Sarebbe anche a San Siro, sarebbe un caso gravissimo poi se dopo non finire. Ecco perché non interviene l'arbitro, perché ci sono altri interessi dopo. A San Siro è successo, ma succede dappertutto, dai, a San Siro, a Roma, a Napoli, a Torino, anche la Juve abbiamo sentito, succede dappertutto. Io credo, mi pare dalle ultime notizie, che Montari sarà squalificato la prossima partita, sì, perché è stato ammonito, poi lasciato il campo, c'era già l'altra ammonizione, quindi doppia ammonizione è squalificato, questo dovrebbe essere a termini di regolamento. Poi c'è un'indicazione del UEFA di non sanzionare i giocatori che lasciano il campo per appunto motivi di cori, razziali, eccetera, eccetera. Staremo a vedere quanto è successo. Però degli episodi brutti, ci mettiamo insieme anche la Serie B questa sera, non mi piace questa doppia giornata, Serie A, Serie B, per quanto riguarda... Genoa da parola recidiva, erano quelli dei Genoa. Le lacrime di Juric sono lacrime di uno sconfitto. Sì, io se fosse un genovano sarei molto preoccupato. Esatto. Juric, che è un gladiatore,
che piange. Conosciamo il carattere che ha. Insomma, l'Amato Villa ha richiamato, però mi sembra che lì ci sia questa zuffa fra il presidente e Curva, che ormai è insanabile, la squadra sta andando alla deriva. Io mi auguro per i genoani che i punti che hanno fatto bastino. Non è una bella situazione, nemmeno per... Sì, diciamo, lì dovrebbero bastare. Questo ti dimostra quanto è difficile fare il mestiere di presidente di un... Cioè di, sembra di, che... anche il general manager. Di azionista di maggioranza di un club di serie. Però il signor Preziosi ha fatto disastri questi anni. Sì, l'ho già detto. Da tempo della valigetta col Venezia, caro Guido, no? Insomma, sono anni che fa il bello cattivo tempo. I giocatori dati continuamente al Milan, per esempio. Due anni fa nati in Europa League, loro abbiamo fatto un po' di tema in prestito. Che poi avremo Repice tra poco al telefono. Moras, a te faccio una domanda sui due fratelli Inzaghi. Uno mi vince il campionato e Coppa Italia, l'altro mi vince il derby e va in finale di Coppa Italia. La fortuna della famiglia Inzaghi, però Simone è da fare i complimenti, perché ha dimostrato di essere un allenatore veramente bravo anche tatticamente ieri contro... Secondo me è un allenatore molto bravo che è Spalletti, dopo magari Guido mi attacca, però non era gli episodi arbitrali. Però bravo, perché tatticamente gli è stato nettamente superiore. E Pippo, per dirti, sai, a Venezia ha sposato, veramente gli hanno dato una squadra per vincere tranquillamente una Serie C, dove è sempre difficile con degli ex Udinese vincere, sì. Ha una dirigenza come Perinetti, una squadra veramente forte. Ha una domanda anche per te, Barone. Una squadra veramente tu forte. Tu pensa che con Simone eravamo insieme a Milano Marittima, che lui stava preparando per andare a Salerno. Sì, perché giocavamo a tennis. No, sai che c'è VIP Master, si gioca lì, non è il torneo di tennis, e allora... tu dico, ma hai già... Sì, mi tolgo. No, perché avevano preso l'argentino, l'allenatore, no? E lui era già convinto... Sì, era a Salerno. Poi all'ultimo momento dice, no, devo partire per Roma. E ha fatto un lavoro incredibile. E sono contento perché è un ragazzo eccezionale, quindi una persona favolosa, veramente solare. Sono comunque due fratelli, ma conosco tutti e due bene la famiglia, quindi... Vivono di calcio. No, la mia domanda era, perché poi percepisco, poi ne parliamo, dai messaggi tanta delusione, leggo tanta delusione. Chi arriva secondo? La Roma o il Napoli? Il Napoli. Arriva a Napoli secondo. Il Napoli, perché in questo momento a Roma vedo tanta confusione, tanta confusione non solo nella squadra ma anche dall'allenatore, che io credo che l'allenatore poteva essere qualcosa in più. Invece quest'anno Luciano si è lasciato un po' prendere, non so, dalle critiche, da qualcosa che forse sopra di lui, no? Anche la faccenda Totti. Ragazzi, quando si tocca Totti a Roma, farlo, bisogna andare molto cauti. Sì, però basta, no, cioè, ma basta. Sì, no. Sì, ma sono d'accordo con te. Allora sono d'accordo con te, Davide. Quando non andavi più hai detto basta. Sì, no? Ma sono d'accordo con te. Lui è un campione senza tempo. Ascolta, tutti lo adoriamo. Allora tu devi capire una cosa, che Francesco Totti, quando ha firmato il contratto, mi ricordo 3 anni fa, da giocatore, lui, dopo i 3 anni di contratto, 4 anni che aveva da giocatore, ha 6 anni di contratto da dirigente. Ma è anche giusto, sono una grande bandiera. Ma chi ha detto che è giusto? Però, scusa. Ma allora io ti dico che un domani, se lui smette, se Spalletti rimane, può essere Totti che comandi Spalletti. Capisci? Sì, sì. Quindi c'è un po', dici tu. C'è un po' di... E poi la gestione, vi ricordate anche la risposta della signora Totti a Spalletti? Sì. Ragazzi, c'è quindi... Franco, c'è un errore di base, di partenza. Allora, se tu di un giocatore non ti fidi, non lo vuoi più tra i piedi, scusate il termine, vuoi farlo fuori... Ma lui l'aveva dichiarato. Se lo ritieni nocivo per la squadra, non deve avere mezzi, devi comportarti come la Juventus, che all'inizio di stagione ha detto: il signor Del Piero, questo è il suo ultimo anno. Cioè, la società lo ha liquidato, è stato Conte, però la società ha preso di petto la situazione e gli ha detto: Del Piero, ci ha detto che è stato Conte. Non è stato. Va bene, insomma, Conte ha parlato con la società, ha detto basta, è finito. Allora, questa è una presa di posizione, se vogliamo, antipatica nei confronti di un idolo, di un totem, di un grande campione che è stato nella Juventus, però nel calcio, sai, non si vive di sentimenti, a volte bisogna usare questi metodi per salvaguardare il gruppo. Ma io ti ho sempre detto, a Torino, no,
cioè giocatori, dirigenti e allenatori passano, la società rimane, la loro forza è questa. Hai capito? Mentre l'altra società... Però Del Piero lo hanno proprio cancellato. Cioè, mamma mia, Del Piero, ha finito di giocatore, giro di campo, magliette in campo, poi basta, neanche l'abbonamento. Del Piero, la faccenda Del Piero è molto delicata, io non voglio entrare in merito. Tu saprai sicuramente tutto. Sono problemi loro, quindi... Bravo, no ragazzi. No, ma comunque la presa di posizione a settembre, Agnelli che parla, è l'ultima stagione di Del Piero, prima che Del Piero dimostri di essere finito o no. Vabbè, questa è una chiara presa di posizione, quindi non ci sono dubbi, questo per evitare tafferugli tra l'allenatore e il giocatore. Non voglio parlare della faccenda Del Piero Juventus, la conosco molto bene, quindi non è proprio come l'hai detta tu, Guido. È un altro modo. Sono intervenuti a dirgli basta però. Sì. Ecco, questo voglio dire. Allora, se nella Roma si sono stufati di Totti o lo ritengono non utile o dannoso, dovevano dire questo è l'ultimo campionato, basta, bisogna fare chiarezza il più delle volte. No, chiudiamo con un messaggio tornando a Bologna-Udinese, giustamente perché c'è chi è deluso più di qualcuno, ma c'è anche chi la prende con ironia, dice che l'Udinese sapeva che c'era Cassano in tribuna che magari deve scegliere squadra e allora hanno lasciato vincere il Bologna. Non era male. Non è male, sicuramente. Forse andiamo a pubblicità, sì.